Il primo pensiero ad Angelo Grasso è stato rivolto dal capo della polizia Antonio Manganelli. Attraverso il questore di Avellino Sergio Bracco, il commissario Vito Cucovillo e i suoi uomini. Sono trascorsi 24 anni da quando si è compiuto il sacrificio di quel giovane arenese, figlio di una famiglia umile di Rione Cardito, che aveva solo deciso di servire lo Stato e voleva farlo nel migliore dei modi, anche fuori dal servizio. Quindi io sono venuto qui proprio per manifestare la vicinanza mia, ma della Polizia di Stato che io rappresento. Angelo quella sera non restò impassibile, non poteva, era un poliziotto. No, ma infatti anche se lui non è caduto in servizio, ma è come se lo fosse, perché in realtà è per la scelta di vita che ha fatto, quello di indossare una divisa, che ha reagito, cioè non poteva sopportare una tale viltà e prepotenza, quindi ha reagito e purtroppo è finita male. Una giornata come questa il pensiero va a tutti coloro che purtroppo sono caduti nell'adempimento del proprio dovere. Ma sono tanti, io tra l'altro anche qui in Irpinia ci sono tantissimi caduti, tanta gente che ha sacrificato la vita insomma, per consentire a noi di vivere meglio, quindi credo che il nostro impegno deve essere quello di onorare la loro memoria insomma, e credo che il modo migliore sia quello di dedicarsi al massimo con sacrificio, con spirito di servizio al nostro compito. Io tenevo particolarmente la presenza del questore che quest'anno appunto è stato presente con noi e non solo, anche diciamo, le istituzioni, ma anche diciamo, io vorrei sottolineare la presenza del parroco di Don Alberto, perché credo che sia importante in questi momenti, in queste cerimonie, che il momento del ricordo venga sottolineato da una presenza diciamo, religiosa, come appunto è Don Alberto. Quindi ecco, diciamo, il senso della memoria, del ricordo che non deve mai passare, insieme al senso della pietà cristiana. Era il 23 gennaio 1988 quando una mano assassina fece fuoco contro di lui, uccidendolo a Roma, sull'Appia Antica, sotto gli occhi della sua fidanzata. Ariano non lo ha mai dimenticato. Assolutamente. È bello che una comunità con le massime autorità militari si ritrovi per ricordare chi, nel compimento del proprio dovere, ha sacrificato la propria vita, una giovane esistenza. E quindi è giusto che la comunità tutta tenga alto il nome di chi, come dire, ha tenuto alto il nome di Ariano in tutta Italia. Alla cerimonia ha preso parte per la prima volta anche l'Associazione Nazionale Polizia di Stato, sezione di Avellino, intitolata Ciriaco di Roma, con la presenza del presidente Angelo Perrone, insieme al sindaco Antonio Meniero, l'assessore Luciano Leone. È stato il parroco Don Alberto Lucarelli a rivolgere un pensiero ai familiari di Angelo attraverso la preghiera. Un ricordo tristissimo che resta sempre vivo sui loro volti tra dolore e rabbia. Ma è sempre lo stesso per me. La giornata è sempre quella, sta sempre a pensiero tutte le sere, tutti i giorni, ma caccia a vedere. E non è che devo ringraziare a quelli disgraziati, a quegli animali, quelli sono animali. Quelli sono animali che non scherza proprio. Quelli lo fanno come dicono loro e sono d'ammazzano. Triste, triste. Quella stava insieme con mio figlio a Roma. Che vuoi? Come fosse stato mio figlio che l'hanno ammazzato peggio. Stanno tutti insieme, erano contenti, però adesso che vuoi? È successo, ci dispiace, la vita deve andare avanti.